Però la domanda che mi viene in mente, dopo che appunto è un successo, un grande film, non hai più girato per il cinema? No, perché ho fatto la vita geniale per la TV. Appunto, proprio a quello che volevo arrivare, è una vita geniale. Cioè, come mai hai qualche modo, ti è stato proposto, cioè l'amica geniale conosce di tutto, una serie famosissima e stupenda, poi potremmo dire due parole di Elena Ferrante, perché tu hai detto che aveva avuto dei rapporti, dei contatti strani, cioè un po' diversi. No, ci siamo scambiati delle email, cioè pacchi di mail, ci abbiamo lavorato 5 anni insieme, dunque. Perché il ripreso, appunto, come mai così? Da quello nasce, loro mi chiamarono, la casa editrice, proponendomi, dicendo che la Ferrante tra dei nomi, pochissimi nomi che aveva fatto, c'era cioè anche il mio. Secondo te perché aveva visto? No, io una ragione credo di conoscerla, ed è lontana nel tempo. Io volevo fare La figlia oscura, che poi ha fatto Maggie Gyllenhaal, dove c'è anche Alba, che stava a Venezia adesso, e che ha vinto la migliore sceneggiatura. E questo nel 2006. Io ho fatto all'epoca soltanto un film, o forse nel 2007 ne avevo fatti due. Comunque io gli chiesi i diritti di questo libro e lei mi rispose molto carinamente dicendo che prendi i diritti gratis per ora, ci lavori 6 mesi, se poi ce la fai a scrivere un copione, perché sono una tua amica. Insomma, si era dimostrata molto affettuosa. Affettuosa Ferrante no, ma diciamo molto generosa. Secondo te che cosa ne aveva visto di te? Gli unici due film che avevo fatto, oppure sì, poi avevo fatto documentario, penso questo, Private, che era un film che aveva girato moltissimo. E questo, poi io non riuscivo però a trovare una chiave di racconto scrivendo, perciò gli risposi ringraziandola, ma che non ero riuscito purtroppo a risolvere tutti i problemi che invece McKinnon non ha risolto benissimo, secondo me. Però era dovuto, credo, alla mia all'epoca, insomma, ero più ingegnoso, stavo imparando ancora. E poi da un stacco, 10 anni dopo, sì, una cosa del genere, nel 2017 mi arriva questa telefonata della casa editrice di Ferrante che mi dice che lei mi aveva, diciamo, indicato come regista. Io ho letto già tutta la trilogia dell'Amica Geniale, non mi sarei mai, avevo promesso a me stesso di non fare mai più un bestseller dopo uno dei primi. Perché mi accorgo che poi c'è un'aspettativa del lettore, spettatore che, con cui tu combatti, che non ti dà la libertà di esprimerti, per quello che poi desideri. Alla fine sempre deluso. Beh, all'epoca dei primi furono molto delusi gli spettatori, perché non si aspettavano una cosa così diversa, e perciò ho detto, io non lo faccio più, basta, cioè, insomma, però non riuscivo a dire di no alla Liga Geniale perché sentivo che mi somigliava molto di più, tra l'altro, del romanzo di Giordano all'epoca, per cui mi interessavano tantissime cose, ma non profondamente i personaggi, secondo me, più il contesto, più il trauma, piuttosto che le storie umane. Invece della Liga Geniale io mi sentivo proprio a mio agio. E allora mi sono buttato e ho detto va bene, accetto. Ed è cominciata questa bellissima, abbiamo fatto 2 stagioni insieme, che sono praticamente 8 figli. E adesso credo che state preparando. Adesso stanno girando la terza, di cui io ho scritto con i copioni, ma non sono, però non so cosa sono, non ho visto niente, perché sono, diciamo così, tirato fuori. Anche tu hai girato le 2 prime ho girato le prime 2 stagioni da solo, tranne 2 episodi della seconda che ha fatto Alba e Alice Rorbach, la sorella di Alba. E sì, è stata una cosa gigante, molto faticosa, ma anche bellissima, però.